Buonasera e ben ritrovati alla pagina sportiva del nostro TG. Con Sassuolo Benevento in programma questa sera alle 20:45 si apre la giornata numero 11 del campionato di Serie A che vedrà la Fiorentina in campo domenica a Bergamo contro l'Atalanta, e match avrà inizio alle ore 15. Domani sono in calendario tre match: alle ore 15 Crotone-Spezia, alle 18 Torino-Udinese, e completa il quadro alle 20:45 Lazio-Verona. Si ripartirà con questa classifica: il Milan al comando con 26 punti, davanti a Inter 21, Juventus-Napoli 20, Sassuolo 19, Roma 18 punti, quindi a quota 17 la Lazio, a 16 il Verona, a 14 l'Atalanta, prossima avversaria della Fiorentina, poi Bologna e Cagliari con 12, Sampdoria-Benevento 11, Spezia-Udinese-Parma 10, Fiorentina 9, Torino-Genoa 6, Crotone 2 punti. E la Serie A, come tutto il mondo del calcio, renderà omaggio a Paolo Rossi, scomparso nella notte di giovedì, attraverso una serie di iniziative in occasione di questo turno di campionato. I calciatori scenderanno in campo con il lutto al braccio e prima del calcio d'inizio di ogni partita sarà osservato un minuto di raccoglimento, al termine del quale sarà diffuso un audio storico che ricorderà le gesta di Pablito al Mondiale del 1982. Sui maxi schermi degli impianti sarà proiettata inoltre un'immagine commemorativa di Rossi e verrà anche realizzata una virtualizzazione del cerchio di centrocampo che riporterà un'immagine del campione. La Serie B in campo in questo momento: Venezia e Monza per il primo anticipo della giornata numero 11. Il risultato è di 0-0 alla mezz'ora del primo tempo. Più tardi il secondo anticipo, Chievo-Regina, che avrà inizio alle ore 21. Le toscane scenderanno in campo domani alle ore 15, il Pisa riceverà il Pordenone, arbiterà Serra di Torino, e l'Empoli sarà ospite dell'Entella, arbiterà Massimi di Termoli. Andiamo a vedere anche in questo caso la classifica, che vede la Salernitana al comando con 23 punti, davanti alla Spalla con 21, Lecce, Frosinone, Empoli 19, Venezia 18, Cittadella, Chievo, Monza 14, Pordenone 13, Reggiana 11, Regina, Brescia, Pisa 10, Cosenza, Vicenza 9, Cremonese 8, Pescara 7, Ascoli e Entella chiudono con 5 punti. E ora andiamo ad Empoli per il prepartita del tecnico Dionisi. È una squadra che ha qualità, non sono d'accordo sul fatto che non abbiano qualità, hanno giocatori esperti, vengono da un campionato positivo, hanno iniziato magari non nel migliore dei modi, però è una squadra che è da rispettare, che sul loro campo l'anno scorso ha fatto le sue fortune e ha fatto sempre le sue fortune anche nei campionati precedenti in casa. È una superficie che conosciamo un pochino meno bene, sappiamo che è una partita difficile, non la temiamo, la rispettiamo molto, sappiamo che insomma l'Entella merita di più della classifica attuale, però noi ci vogliamo riscattare delle ultime partite dove abbiamo fatto prestazioni positive. Veniamo da tre prestazioni positive ma da tre risultati che non ci hanno soddisfatto. Potevamo ottenere di più e lo vogliamo ottenere domani, fermo restando che sarà molto difficile perché, ripeto, abbiamo di fronte un avversario che ha dei valori e che non rispecchia la classifica, non rispecchia i valori che mettono in campo. Ecco, che tipo di sfida vi dovrebbe offrire una gara come quella di domani, considerando anche il fatto che per esempio arrivano altri pareti diversi l'uno dall'altro, appunto, quali iniziative? Ma la prima insidia siamo noi, la seconda è l'Entella, nel senso, dico siamo noi perché ad oggi il nostro percorso è positivo, però come dico sempre lo dobbiamo confermare nella partita successiva. La partita domani sarà una partita diversa rispetto a quella di Pordenone, e abbiamo fatto una buona partita, veniamo da una buona partita, volevamo di più, non ci siamo riusciti e vogliamo ottenerlo domani. Le insidie sono l'Entella che ha spirito di rivalsa, che ha qualità, che ha giocatori importanti per la categoria. Schenetti è un giocatore determinante, sarebbe determinante in qualsiasi squadra lui giocasse, e non solo lui. Però insomma dobbiamo parlare dell'Empoli, le nostre fortune o le nostre sfortune passano da quello che mettiamo noi in ogni partita, e dobbiamo volere tanto, dobbiamo dimostrare
di volere di più di quello che abbiamo ottenuto finora. Non è facile, non sarà facile, ma del resto lo è sempre difficile. Ecco. La Serie C, girone A, domani due gare in programma, alle 14.30 Como Carrarese e alle 15 Provercelli Abbino Leffa. Le altre gare in calendario, la quindicesima giornata in programma domenica. Vediamo la classifica con cui si riparte, aggiornata ovviamente ai recenti recuperi. Renate in testa con 31 punti, davanti a Provercelli 26, Carrarese, Como, Juventus 25, Lecco 24, Prosesta Alessandria 23, Albino Leffe 20, Propatria Grosseto 19, Pontedera 18, Novara 17, Pergolettese 15, Livorno, Piacenza 14, Gela Erminio e Olbia 13, Pistoiese 12, Lucchese chiude con 6 punti. E ora il calcio femminile. Ieri la gara d'andata di Champions della Fiorentina femminile, che non è riuscita ad andare al di là del 2-2 casalingo contro lo Slavia Praga. È ormai imminente anche il confronto di campionato, il derby con l'Empoli Ladies, che sarà giocato in trasferta domenica alle 14.30. Dopo il match giocato alla Franchi hanno parlato Sabatino e Bonetti. Io cerco sempre di aiutare la squadra sia a fatti che a parole, e ci tenevamo tantissimo a portare a casa la vittoria. Poi devo dire che giocare al Franchi ti dà un'emozione in più. Ultima cosa, lo hai già detto a Praga per passare il turno? Sì, sicuramente. Adesso da stasera penseremo già a Empoli, che comunque non è una partita semplice, è un derby, quindi adesso dobbiamo recuperare l'energia e dobbiamo cercare di andare a Empoli e portare a casa una vittoria. È un peccato non avere preso questi 3 punti, e noi ce l'abbiamo messa tutta, quindi non possiamo ad oggi rammaricarci di niente, perché ci abbiamo provato e oltretutto non era facile per noi rialzare la testa visto il momento che abbiamo passato, dove abbiamo perso appunto in campionato eccetera, e quindi non era facile. Oggi penso che ci siamo abbastanza ritrovate, abbiamo anche espresso un buon gioco, abbiamo fatto delle belle cose, quindi il 2-2 ce lo siamo meritato. Peccato non aver vinto, però comunque c'è il ritorno e ovviamente daremo il massimo lì da loro. Sei felice della reazione della squadra sul 2-1? Nel senso, vi siete ritrovate, avete deciso di andare a prendere questo pareggio, è proprio una prova di carattere questa. Sì, esatto, infatti proprio per questo dicevo che abbiamo avuto molto carattere oggi, perché andare sotto sul 2-1 era più facile magari mollare e non crederci più, invece tutte ci abbiamo sempre messo il massimo perché volevamo veramente fare il risultato oggi. Quindi ripeto, il pareggio va benissimo e peccato non aver raggiunto la vittoria. Però penso che al ritorno, se disputiamo la gara con la stessa grinta e la stessa determinazione, possiamo vincere la partita. Infatti la partita del ritorno sarà la partita in cui vi giocherete tutto e ci credete? Sì, ci crediamo tantissimo e abbiamo tanta voglia di dimostrare quello che siamo, che purtroppo non siamo riuscite a farlo vedere in campionato, però ci sta avere un percorso anche così, perché abbiamo veramente cambiato tanto negli anni, tante giocatrici, quindi stiamo cercando un equilibrio che ci permetta poi di esprimerci al meglio, e quindi sono contenta per oggi e continuiamo su questa strada. E parliamo di pallanuoto. Domani prima gara casalinga dell'anno per la Arenantes Florencia, alle 16 affronta il Posillipo Napoli in una gara dal sapore antico, si gioca appunto a Firenze ed è anche la prima gara del girone di ritorno. Il tecnico Luca Minetti al microfono di Stefano Ballerini. Che settimana è in vista di Posillipo? Una settimana che devono metterci qualcosa in più i ragazzi, perché spero che sia la prima partita che si fa di questo campionato in casa, e chiudere il 2020 con una degna prestazione. Ecco, voglio una degna prestazione. Il risultato per ora, secondo me, Posillipo è ancora troppo forte rispetto a noi, ma voglio una prestazione degna per una squadra che deve vendere cara la pelle per non retrocedere. Senti, a Milano ero presente, partita strana, non ti parlai lì per lì, perché volevamo sbollire entrambi qualcosa che avevamo di nascosto nel nostro essere. Allora, nei primi due tempi ve la siete cavata perdendo tanti palloni, purtroppo non siete riusciti a dare in là sul vantaggio quando sembrava che Milano lì per lì avesse un pochino finito le batterie, però voi vi siete arenati, loro hanno messo la vela leggera
e se ne sono andati via a conquistare i primi tre punti. Noi abbiamo preso due gol in meno di un minuto, da quando, sul 4-3 per noi abbiamo preso il pareggio e dopo 20 secondi il gol del 5-4 per loro, perdendo una palla stupida. E, guarda, devo essere sincero, ho sentito oggi un mio collega, un mio amico, ne parlavamo, ha visto la partita, mi ha fatto anche complimenti, non so se mi prende, no. E da lui li credo e mi ha detto che fra due mesi questi palloni non li perderemo più e li porteremo a casa i risultati. Spero che sia buon profeta. Lui. Speriamo che sia buon profeta, sì. Ho visto una bella pallombella, là lì ho tratto lo spunto, pallombella biancorossa, il gol del tuo straniero. Sì, bello, una pallombella che ho fatto fermare, lo mettiamo come sigla della trasmissione del giovedì. Sì. A che punto è? È ancora indietro, deve darci di più. Adesso aspettiamo ancora un po' il suo inserimento, un ragazzo giovane, prima esperienza all'estero, è normale, però anche lui mi aspetto di più. Era parecchio arrabbiatello, ho parlato con qualcuno in panchina prima che io dessi la caccia a te, se la stava sfogando con qualcuno, è arrivato uno di Milano che probabilmente conosce quella lingua, mi ha detto: Madonna, ma con chi se la era arrabbiato nero. Può darsi deluso di tutto quanto, insomma, partita e... Ganic era arrabbiato più che altro con l'arbitraggio, ma non deve ancora inserirsi nel campionato italiano, e comunque il campionato italiano, purché lui venga dalla Serbia, è un campionato anche fisico, quello italiano. Secondo me lui pensava che fosse un po' più leggero, invece deve abituarsi a sentirsi, come si dice in gergo, le mani addosso da parte degli avversari. Sicuramente uno guardato più a vista rispetto ad altri, e quando fai lo straniero devi abituarti a subire questo. Hai tutti gli occhi puntati addosso. È tutto, grazie per la cortese attenzione, buonasera.